aggressioni, briganti e quindi furti, assassini, ed ecco il canto di queste carovane che procedevano, in taluni casi avevano vettovagliamento appresso, avevano viveri perché tante aree erano prive di prodotti alimentari, quindi c'erano carri che trasportavano viveri, e il canto accompagnava l'andare di questi pellegrini verso i luoghi di pellegrinaggio. Sebastiano, cominciamo con il primo canto. Illustriamo. Buonasera, porto. Grazie. Allora, il coro polifonico Abba Morosu è un coro a più voci, intorno a parti intrecciate e dialoganti con linee melodiche diverse. In pratica ogni sezione di voce del coro canta un motivo solo opposto da e ad altri motivi. È una caratteristica delle compagnie dei laudesi per cantare lode alla Vergine. La lauda tratta soggetti religiosi ma anche profani sin dal XV secolo, cioè dal tempo di Savonarola, di Firenze. La lauda novella che sentirete inneggia alla fresca Vergine Donzella, madre del Dio vivente, sopra gli angeli esaltata. La lauda novella. Sia cantata all'alba.
No.